Daniela, allora dovete pensare che ogni 3 minuti, cioè veramente 3 minuti, nel mondo nasce un bambino con una malformazione alla bocca che compromette, diciamo, aspetti essenziali per la propria vita. Qual è? Il sorriso, mangiare, comunicare, parlare. E allora finalmente, grazie a migliaia di medici che senza fini di lucro restituiscono a questi bambini il sorriso che non hanno mai avuto, ma nel vero senso della parola. Allora ne parliamo questa mattina con Domenico Scopellitti, direttore dell'unità operativa complessa chirurgia maxilofacciale dell'ospedale San Filippo Neri di Roma e vicepresidente della fondazione Smile House. Buongiorno. Buongiorno. E grazie a lei e grazie a tutti quanti i medici, veramente migliaia di medici, per quello che fate. Ridonare il sorriso a un bambino, proprio così? Sì, diciamo che in realtà il bambino diventa grande, quindi per noi è un percorso di cure multidisciplinare. La nostra responsabilità è un po' diversa dalla tradizionale apparenza che una chirurgia possa ripristinare anatomicamente e funzionalmente il difetto presente alla natura. Per noi è un percorso di cura che dura 20 anni. Il nostro progetto parte proprio da un accordo col Ministero della Salute, che già diversi anni fa ha voluto investire in questo progetto, soprattutto anche in Italia, perché noi sì, è vero, siamo impegnati all'estero, ma in Italia abbiamo realizzato questo progetto che prevede appunto la presenza di centri specializzati per il trattamento delle cure di questi bambini che nascono con malformazioni del volto e li segue dalla diagnosi prenatale fino alla fine dello sviluppo. Quindi è un progetto fortemente voluto dal Ministero che la Fondazione sostiene da diversi anni. Abbiamo anche la foto del prima e il dopo, quindi come cambia, e soprattutto le volevo chiedere perché, eccolo qui, lo vedete, guardate che meraviglia il dopo, è il sorriso che è fondamentale, ma come stavamo dicendo, anche l'importanza di comunicare, del parlare, di studiare, ma anche del gesto più semplice che facciamo quotidianamente, che è il semplice mangiare. Quanti bambini ne soffrono? Quanti ragazzi poi ne soffrono? Diciamo che in Italia abbiamo un'incidenza media di 1 su 1000, quindi circa da 560 a 600 nuovi casi l'anno. Molto orgogliosamente con la nostra rete posso dire abbiamo fatto la prima conferenza internazionale qui a settembre a Roma e abbiamo scoperto che trattiamo ad oggi il 65% della patologia italiana. Ma poi li dovete continuare a seguire nel corso degli anni. Questo è fondamentale. Per noi l'obiettivo, diciamo, principale è l'integrazione sociale. C'è un lungo percorso di cure, li seguiamo quasi per 20 anni, cioè fino alla fine della crescita. Certo, e la responsabilità della Fondazione è esattamente questa. Cioè non è l'intervento che risolve il problema, ma è un percorso di cure in cui diversi specialisti, gli ortodontisti, i logopedisti, gli psicologi, seguono il bambino e la famiglia fino alla fine della crescita. Quindi avete capito che macchina, quindi quanti dottori dietro ci sono. La cosa che pensavo è riuscire ad intervenire in modo precoce, quindi prima, riesce comunque a far sì che anche dopo sia più semplice oppure no? Allora, se si segue un protocollo di cure che appunto prevede che almeno il primo blocco di cure venga effettuato entro il primo anno di vita, questo riduce il numero degli interventi chirurgici che saranno necessari a fine crescita. Ha un grande impatto sia per il bambino che diventerà adulto, sia per quello che riguarda i costi del Servizio Sanitario Nazionale. Un conto è fare 4-5 interventi, un conto è farne 14-15. Allora, siamo in chiusura. Dottor Scopellitti, le chiedo, nel caso in cui un medico, qualcuno volesse entrare a far parte di questa grande famiglia, come fa? Allora, intanto la rete nazionale prevede la nostra presenza in ospedali che hanno la caratteristica di avere come linea di attività la chirurgia delle malformazioni. Quindi noi accettiamo chiaramente la possibilità di avere anche dei volontari, anche per l'attività che stiamo implementando all'estero. Noi abbiamo centri di formazione in India, abbiamo attività di chirurgia craniofacciale in Sud America, quindi è chiaramente la forza dei volontari super professionali per noi è importante, soprattutto per i programmi di educazione e di formazione del personale che deve essere integrato a fare questo tipo di attività. Che bello donare il proprio tempo per gli altri. Grazie, grazie dottor Scopellitti, grazie per essere stato con noi e grazie ovviamente a tutti voi.